14:36 minuti, ben ritrovati da Massimiliano Graziani con voi per Domenica Sport, un programma a cura di Riccardo Cucchi, organizzazione di Walter Gorietti, Antonio Doddi, Giorgio Favilla e Claudio Passalacqua, assistente al programma Andrea Boccia, alla parte tecnica oggi Marco Mascia e Stefano Siani con la regia di Umbretta Conti. Tra poco c'è tutto il calcio minuto per minuto con le partite della 30ª giornata di Serie A, ma prima apriamo una finestra sull'atletica per parlare di Vivi Città, la grande corsa che ha colorato le strade di tante città italiane e del mondo che abbiamo raccontato la partenza in diretta proprio qui su Radio 1 in mattinata, e oggi adesso torniamo a parlarne con Massimo Tossini, responsabile della classifica unica compensata della corsa. Buon pomeriggio Tossini. Buon pomeriggio a voi e buongiorno. Ci dica allora subito quali sono i vincitori dell'edizione del 2015. Allora, i vincitori sono Yuri Floriani, che ha corso a Palermo per quanto riguarda gli uomini, e Barbara Pressi, che ha corso a Reggio Emilia per quanto riguarda le donne. E queste sono ovviamente le classifiche compensate, perché ricordiamo che Vivi Città si è corsa in 48 città italiane, e allora vi chiedo anche quali sono state le città più veloci complessivamente. Ma le città più veloci, appunto, oltre a queste due citate, Palermo e Reggio Emilia, c'è anche Sarajevo, ad esempio, che ha dato degli ottimi risultati, il secondo assoluto della classifica maschile ha corso a Sarajevo, e anche la terza assoluta della classifica femminile, e poi c'è Genova, c'è Pescara, e la partecipazione è stata quest'anno molto 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 alta. Reggio Emilia ha vinto anche da questo punto di vista, perché alla non competitiva ci sono stati oltre 4.000 partecipanti. È una Vivi Città interessa tante città, lo dice il nome stesso, è una grande festa di sport e di solidarietà. Possiamo dare dei numeri complessivi di partecipazione? Possiamo già darli? Sì, possiamo già darli, anche se appunto alcune città hanno già corso nella domenica precedente, qualcun'altra correrà nelle prossime domeniche. Comunque siamo sicuramente oltre i 70.000 partecipanti, insomma, un numero che è ben più alto, diciamo, che un po' il record della nostra iniziativa, e che così lancia anche, diciamo, con estrema forza un nostro programma che si chiama La mia città per sport, che parte oggi e che ci accompagnerà fino al 31 maggio, con tante iniziative in tante città italiane che metteranno in moto non le auto, ma tanti cittadini che potranno fare sport. E quindi un'iniziativa piena di contenuti e di principi, non ultimo quello che ha portato alla scelta del testimonial di quest'anno, Alex Schwarzer, per dire con forza di no al doping. Ah certo, questa è la nostra parola d'ordine da sempre, per cui siamo stati ben lieti che Alex Schwarzer abbia accettato questo nostro invito, che appunto sia stato oggi nel carcere di Lesbia a dare via a questa corsa, che ricordo oltretutto si svolge in altri 21 istituti penitenziari. Grazie a Massimo Tossini per essere stato con noi.